qualcosa che è più grande del protagonista finisce con l'ingarbugliato, perché lui sa imitare perfettamente alcune voci inquietanti. Allora, da dove nasce la voglia di parlare di tagli di oggi? Stavamo ricordando poco fa un amico Manzina, che è stato il primo sostenitore del progetto, che l'idea mi venne esattamente 18 anni fa. Il primo chat del film è stato prodotto all'inizio del 2009, l'ultimo nel 2013. Per questo per dire che il vero noir, anzi l'horror, è fare per me è stato così. E quindi mi piacerebbe partire dai primordi, poi tu ti fermi se mi dilungo troppo, perché è indicativo per l'appunto, 18 anni fa dovevo interpretare i ruoli di Licio Gelli e Michele Sindona in alcuni atti unici di un teatro di satira politica firmato da Italo Moscati, allora con la regia di Vittorio Caprioli e Luciano Sacce, dei bellissimi tempi che ricordo. E allora così, per capire un po' meglio i personaggi che dovevo rappresentare, seppure in una forma satirica, mi documentai. Non c'era internet e quindi andai a prendere settimanali, quotidiani e anche gli stralci dei lavori parlamentari della Tina Anselmi sulla P2 per quanto riguardava Licio Gelli e del processo a Sindona, e non uscirono grandi cose che mi potessero, diciamo così, aiutare a capire i vari tipi dei personaggi, ma uscirono incredibilmente delle notizie che riguardavano tutte delle telefonate fatte da un imitatore. Voglio citare rapidamente le fonti perché mi pare più corretto. Nell'81 l'Espresso pubblicò un'intervista fatta a un generale, di cui non fecero nome, che faceva riferimento a delle telefonate fatte per depistare le indagini relative alle stragi da parte di un noto imitatore della televisione, ma non fece nome. E negli interrogatori relativi al processo a Sindona, l'avvocato di Sindona contestò ad Andreotti alcune telefonate che aveva ricevuto, per l'appunto, da Andreotti, il quale per telefono gli garantiva determinate coperture. Andreotti negò, e siccome le accuse andarono avanti in fase processuale, alla fine Andreotti disse: non ero io, ma sicuramente Alighieri lo scrisse. È vero che Andreotti a volte ironizzava, ma secondo me è difficile pensare a questo dal momento che poco prima Alighieri lo scrisse si uccise in Villa Stuart e tre camere vicino c'era Andreotti, quindi sarebbe stato di un cinismo esagerato. Un altro riferimento a queste telefonate riguarda invece, non so se ricordate, Francesco Pazienza, un noto, diciamo, malavitoso faccendiere, il quale dichiarò, sempre in fase processuale, quindi tutto sta agli atti, che Licio Gelli nel suo bunker, l'Excelsior di Via Veneto, dove la suite dove lui viveva, per potersi garantire l'ingresso nella lista della P2 di personaggi importanti e illustri, li invitava nella suite, di fronte a loro telefonava dicendo: caro Giulio, come stai? Amintore, ecco, telefonate di questo tenore, ingenerando in chi gli stava vicino la convinzione che si trattasse per l'appunto di Andreotti, di Fanfani e di altri, e poi concludeva la telefonata dicendo: ti passo un amico che ti vuole salutare. Passava il microfono a questo aspirante alla P2 e il quale sentiva la voce di Andreotti o di Fanfani e quindi pensava che fra Gelli e questi personaggi ci fosse un'intimità esemplare, e tutto questo induceva a ritenere che entrare nella P2 potesse essere
di enorme realtà. Notevole, questo fa parte quindi delle premesse, e in realtà il film si ambienta in quali anni, perché è girato in vari anni, ma allora in qualche maniera come si aggancia a questo, perché è bello farlo sapere per poi questa sarebbe. Diciamo è stata la premessa per dire l'ispirazione al film parte da fatti reali, va bene, tutti riferiti a Noschese, perché poi devo fare per correttezza e d'obbligo anche nei confronti di Chiara Noschese, che è la figlia e che mi ha chiesto di fare queste precisazioni, che io ritengo corretto fare, e io poi ho preso la distanza da Noschese, ma l'ispirazione è stata lui. Posso aggiungere un altro particolare che mi sta a cuore? Oltre al fatto di per sé immediatamente, questa era una grande idea per un film noir, per un film poliziesco, per un film d'azione, per un film di denuncia di quella Italietta degli anni 70-80, io ricordavo e continuo a ricordare con forte passione la simpatia che io avevo nei confronti di Noschese, la grande ammirazione, allora ero giusto, ero ragazzo. Ma per me Noschese era il più grande, era il più interessante, il più fascinoso personaggio della televisione, e nello stesso tempo la sensazione che provavo quando vedevo delle interviste fatte a Noschese, eccetera, eccetera, di una persona totalmente diversa, cioè capace di essere geniale quando diventava qualcun altro, e invece di essere terribilmente fragile quando era se stesso. Allora, non avevo proprio idea che mi sarei interessato allo spettacolo, quindi al di fuori di ogni tentazione di fare di quello una storia, però ero affascinato da questa doppia identità che mi spinse ad indagare nel tempo su un fatto che riguarda invece direttamente il mio film. Il personaggio del film è un imitatore che soffre di un disturbo psichico che si chiama disturbo dell'immagine. Questo disturbo dell'immagine, che in qualche misura molto lieve può riguardare qualunque circostanza di depressione psichica, riguarda lo scollamento fra se stessi e la propria personalità. Cioè in certi momenti uno ha la sensazione di non trovarsi esattamente giusto rispetto alla propria identità. In casi gravissimi questa sensazione diventa patologia e può sfociare all'apice nel guardarsi allo specchio e nel non riconoscersi. Questa condizione gravissima. Parte del premio è chiaramente condiviso con Marica, un premio che ci amiamo, Staccato del Cinema Italiano, il premio Questione di Venezia, premiando il meglio del cinema italiano a tutti i livelli, che è il premio Bianchi, dedicato a un grandissimo critico, quello della serie Pietrino Bianchi, e quindi. Lì abbiamo visto qualche minuto, 6 o 7 mi pare. 3 minuti. Sono molto parchi. 3 minuti più degli episodi. Degli episodi che erano quelli. Era un'anteprima. Quella era una pre-anteprima. Questa invece è un'anteprima comoda di 22 minuti. Questo è l'intero speciale. L'intero speciale. Perfetto. Non sapete ancora dove andrà. No. Dunque, la messa in onda la decideranno, l'abbiamo consegnato da poco. Mi auguro, adesso gli ho detto scherzando, se siamo a Noir, un mistero. Però non è così, perché stanno lavorando su questo. Posso aggiungere però una cosa che mi preme molto dirvi. È la tecnica, che è una tecnica che è dedicata al grande Luzzatti, perché è la tecnica che usa la decoupage, e l'artista, l'illustratrice, è una giovanissima illustratrice che ha grandissimo successo, soprattutto all'estero, quindi come sempre. Dove? Anna Laura Cantone, lei fa dei libri meravigliosi, devo dire in Francia ha avuto anche dei grandi record di vendita, con un libro in particolare, però che dire, la musica, Daniele Di Gregorio, che è un artista meraviglioso, compositore che lavora con Paolo Conte, ma fa anche... Ho confermato con cose. Ecco, che ha fatto veramente... In questo speciale, nella serie, c'era Giancarlo Giannini, che è un narratore altrettanto degno di meraviglioso, nello speciale no, però nei prossimi speriamo, perché lui abbiamo scoperto sa anche cantare bene in maniera spiritosa. Tutti cantano, rigorosamente i bambini, quindi... Comunque questo speciale è il primo di una serie di speciali, perché l'accoglienza è stata veramente entusiastica in Rai quando l'hanno visto, e l'idea è quella di fare qualche cosa, di piccoli, per raccontare l'opera, l'opera di Rossini, sì, la musica, l'opera di Mesnero. Sì. L'opera che, come sappiamo,
scuole di ogni ordine e grado, in Italia l'opera di educazione musicale è strastudiata 15 ore a settimana. Esattamente. Cioè, esattamente. No, davvero, grazie per questo. Quindi, oggi pomeriggio alle ore? Ci vediamo? Alle 16, alla sala 1. Sala 1, 22 minuti, quindi ci fa in tempo ad andare dappertutto appena dopo. Grazie a... domande? Sì, forse se volete sì, volentieri. Vedo fuori, però... Chi vuole chiedere qualcosa, Luca, ecco, poi puoi anche Luca. No, volevo vedere meglio. No, insomma, volevo dire, se puoi dire. Prima faccio una premessa per chi vedrà oggi l'episodio. È un episodio di una serie faticosissima che noi stiamo facendo, scelto in quanto, prima per portare la meravigliosa intervista a Cunmaiere, uno dei motivi, ma il secondo motivo è che era l'unico episodio pronto che avevamo. Vediamo a dirlo perché. Forse dal punto di vista per raccontare un po' la nostra rivoluzione, forse non era l'episodio giusto in quel senso. Qui siete mainstream. Qui siete più mainstream. No, ma mainstream noi siamo per natura, in realtà, secondo me questa è una grande incomprensione. Siamo mainstream in una direzione mainstream che in tutto il mondo è mainstream, a volte è questa la risposta. Quindi, no. E questo è quindi attacco quello che tu mi chiedi, la differenza, no? Perché quello che viene in mente, i manetti fanno Rex, faranno una cosa diversa. In realtà non so se noi facciamo una cosa diversa, se facciamo una cosa diversa rispetto all'annuncio, noi ci hanno chiamato per fare Rex, ci hanno proposto. E noi abbiamo avuto, oggi abbiamo, ci sono qua qualche giornalista già l'ha sentito dire questa cosa, però è la verità, che la verità si ripete. Abbiamo avuto un momento di stupore, ma com'è possibile che ci chiamano per fare Rex? Dopodiché ci siamo guardati in faccia, perché ma noi l'idea di un telefilm poliziesco, brillante, con protagonista una coppia di un poliziotto e un cane, dove il cane in qualche modo, come dicono i tedeschi, è il superpotere del poliziotto, ci piacerebbe farla? Sì. La risposta ci aveva di sì, e quindi noi non è che ci siamo avvicinati per cambiarla, ci siamo avvicinati per farla. E per darvi uno spirito un po' rintintin al nostro Rex, noi siamo cresciuti con rintintin, amiamo rintintin e non, come dice Pinkers, tocchiamo la cultura in tutti i suoi, non crediamo nella ricerca culturale e basta, crediamo che Rintintin abbia nella nostra vita lo stesso valore di Shakespeare, che c'ha anche un valore nella nostra vita. Noi siamo cresciuti amando Shakespeare e amando Rintintin. Ma Rintintin più di Lessi? Più di Lessi, bravo. Decisamente. Bravo. Ho citato di non ho mai fatto Lessi. Bravo. Nel parlare di... Ma solo perché Shakespeare non aveva un pastore tedesco. E allora sarebbe stato superiore. Avrebbe superato il tiro. No. È vero, è così. Però, quindi noi non ci siamo approcciati a Rex con uno spirito cambiativo per forza. Ci siamo approcciati a Rex per farlo come ci piace. Abbiamo visto le stagioni italiane che ci hanno preceduto, tra cui quella che deve andare ancora in onda con Francesco Arti. Andare in onda, ci tengo che non ci si confonda, andare in onda una stagione di Rex con Francesco Arti protagonista, non nostra e non di Livio. Dopo andare in onda la nostra, e abbiamo visto che in effetti c'era da cambiare, secondo noi, nel senso che c'era da portare due cose, due spiriti dentro la nostra versione di Rex. Uno spirito più accio del mio giallo, perché secondo noi tutto protagonista, i due protagonisti sono un cane e Francesco Arca, adesso arriverà, cioè, non fai il gialletto, il signore giallo, no? Se ci avessi un bamboncino della Angela Desbury, quindi... fai giallo, se hai, Francesco Arca, eccolo. Se hai Francesco Arca, il tanto invece con Barboncino e Angela Desbury, preferisci tanto Francesco. A noi ci piace più il progetto con giallo, perché poi giallo ci piace, e quindi questo è uno dei cambiamenti. E l'altro cambiamento fondamentale, secondo me, è lo spirito divertito, nel senso che vogliamo riuscire, vogliamo dimostrare che anche in Italia si può fare televisione, non solo preoccupati se piacerà alle casalinghe o no quello che fai, ma divertendosi. E siccome noi non ci sentiamo speciali, ma ci sentiamo spettatori normali, certo, siamo convinti che se ci piace a noi può piacere anche a voi. Allora, Antonio, da questo punto di vista, che cogliamo è stata un'esperienza bellissima che noi vogliamo ripetere, speriamo di ripetere, insomma, se la Rai vuole fare una nuova serie, e penso che si farà presto. Si lega nel fatto che Rai 2 è una rete che può accettare dei registi come noi, che comunque anche volendo essere mainstream rimangono liberi, e quindi il mainstream si è incanalato, vabbè, non è
non è il nostro mestiere, però vogliamo essere insieme però liberi, quindi Rai 1 questo non lo permette. Quindi l'unico legame, forse per Rai Coriandolo, è che hanno questa Rai 2 che permette a noi, insomma, di divertirci e di dire, come diceva Francesco, qualche parolaccia in più anche su Rex. Ecco, Coriandolo ce n'erano tantissime, ora su Rex meno, io Coriandolo però ce n'è qualcuna, perché noi vogliamo essere liberi, cioè le persone parlano. Sì, ecco, la parolaccia non ci saranno, anche non mi piace per far fare. No, no, parolacce dall'arte. No, buon aspetto, non è diverso. No, no, che la parolaccia è perché noi vogliamo che i poliziotti parlano in sbarra. Esatto. E allora per il resto noi approcciamo insomma le cose, facciamo film, inizia film, inizia di suono allo stesso modo, in un modo divertito, in un modo di voler raccontare quella storia dell'arte. E perché avete scelto noi storia? Cioè noi che non l'abbiamo scelto, ma non so se lui ha scelto noi, ma c'era già. C'era già, lo so che c'era già. Il Rex è... Ma posso fare un po' l'anno, secondo me? Nel senso che sono contento di farlo proprio Francesco accanto, anche se sarebbe più uguale se non ci fosse. Noi ce lo siamo trovato e siamo felici umanamente e artisticamente di averlo trovato, perché credo che Francesco sia, anche se poi affronta il mestiere d'attore un po' a volte, io dico troppo umilmente perché c'ha molti numeri, è un attore molto capace, che però può incarnare anche fisicamente un tipo di cinema più vicino a noi. Quindi secondo noi ci hanno chiamato per fare Rex, Rex ce l'ha già e io dico botto di uno. E poi c'è una cosa che non è un attore forte, no? Costruito le scuole, teatro, delle cose, no? Però è che tipo noi, che noi siamo costruiti con scuole, nel senso che fa benissimo quello che gli piace, cioè lui si immedesima, trova benissimo, meglio anche di altri attori molto più preparati, vuol dire siamo stati molto preparati. Allora, due parole per chiudere perché vedo sì. Beh, sulla che ritardo, ma era per altre interviste. Come al solito, piano. Allora, il piacere di fare questo atto, di farlo adesso con altri registi, così ci introduce a quello che stiamo per vedere. Lo sentiamo di sapere ancora. Sì, è stato. Io ho fatto il Rex 6 lo scorso anno con altri registi, erano quattro che ci accompagnavano per tutto il programma e quindi si dividevano un po' il lavoro. Quest'anno, così d'amblè, mi sono trovato, avevo finito appena il film di Ferzan e mi hanno detto si rifà Rex. Io sono arrivato a Roma e mi hanno presentato i signori qua accanto a me e nonostante inizialmente le difficoltà, perché io penso sempre che non avendo molta tecnica, penso che il rapporto umano sia importantissimo per poi fare un buon lavoro. Ecco, io ho trovato subito lo spiraglio da parte loro dal punto di vista umano e quindi mi sono completamente lasciato trainare e mi sto facendo trainare da loro perché hanno molta più esperienza di me, quindi il rapporto è stato veramente ottimo sotto tutti i punti di vista. Hai fatto una litigata settimana scorsa con Antonio, ma come va in allora Francesco, con quanti Rex in questa serie hai dovuto dialogare invece? Quanti sono stati gli esemplari con quello di dialogare con i cani? I cani, 5, 6, 7, 8, no. Ma guarda, c'è una decina, posso dire la verità? Perché è vero che sono due, in realtà è uno. Sì, dai, insomma, il 90% del lavoro lo fa Aki, che è il cane principale. Poi diciamo le scene un po' più da cane mansueto, le scene sdraiate nel divano lo fa un altro cane, sempre di Massimo Perla, che è il proprietario di altri due. Gli esemplari, però io con Massimo mi sono preparato a pieno, cioè ho fatto due mesi di corso con lui, perché comunque già l'anno scorso essere, diciamo, passare il 90% delle proprie scene con un cane è abbastanza complicato, nel senso che devi comunque cominciare a capire quello che è la sua cittadina, se no altrimenti se non si crea questo trade-union fra i due attori, perché a tutti gli effetti un attore non viene fuori il prodotto, è come in un film normale, penso tra due attori, se non nasce quella sinergia il pubblico lo avverte, quindi io ho sempre avuto cani, da questo punto di vista sono sempre stato molto fortunato e il rapporto con Rex è andato alla grande da subito. Allora smettiamo di parlare di attori e cani. Al volo, tanto adesso lo vedrete. Però? No, fa fatato. No, un poco fa fatato. Mazzo che fa fatato così. Faccio la parte di una vestita parruccata, il cappello di una che si trasforma mentre le bombe attraverso dei posti dove ci possono essere donne incinta e non so perché hanno chiamato proprio me per fare questo ruolo. Che hai una, chiudiamo dicendo che hai una vena sicuramente ironica, l'hai
abbastanza, forse anche un po' del tuo film La regia, che atteneva a certe atmosfere noir, insomma c'è ironia e follia in questo personaggio, o no? Sì, assolutamente. Beh, una lucida follia. Mi pare che tu abbia messo te stessa, evidentemente, quello no. Allora, sperando, hai un fan, so che c'è un fan che ha chiesto di te, Ettore, ha detto, ma viene Elisabetta, non viene Elisabetta, perché hai chiesto Ettore? Sperando di tutti noi. Sì, però una punticina. Senza Ettore, una punticina. Allora, noi...